sembra che ci sia il subwoofer, invece no, sono le casse, quelle I need some information first. Una potenza emotiva e viscerale istintiva. La chitarra di Gilmour ti taglia la pancia, ti taglia la pancia. Però devo passare. Allora, amici miei, vi faccio questo video. Allora, ho avuto ne ho avuti diversi di commenti, ci mancherebbe altro, però ogni tanto ce n'è qualcuno che magari mi dico, ma magari potrei dire qualcosa, no? E mi prendo il tempo che voglio, amici miei, lo dico sempre. Anche se passa qualche secondo in più, qualche minuto in più, non è che sono qua a lesinare. Poi se uno vuole di sentire le mie minchie, dico sempre le mie minchiate, insomma, un po' di pazienza, no? Se no guardate TikTok, guardate altre cose, insomma, guardate altre cose. Allora, ho ricevuto un commento, due commenti, adesso mi vengono in mente, però ce n'è uno in particolarmente in mente. Allora, il signor che mi viene da pensare che non sia italiano, Alexander Grigoriev. Alexander, abbi pazienza se non pronuncio bene il tuo cognome. Che mi chiede cosa faccio in Italia. Beh, insomma, cosa faccio in Italia? In Italia, vabbè, io sono nato in Italia, no? Sono nato a Monza, pensa un po', non è che sono andato tanto distante, sono nelle Chese, sono a 15 km da Monza più o meno, qualcosa del genere. Sono nato qua e vabbè, io poi avevo una famiglia di origine, ho una famiglia, anche se sono un uomo separato e divorziato, e quindi diciamo che ho delle ragioni per rimanere in questa zona geografica. Poi devo dire la verità, a me questa zona geografica piace molto, è molto bella, sono non distante da Milano, che se posso non andarci non ci vado, e poi insomma, ci sono le Prealpi, c'è il lago Ilario, c'è l'Adda qua vicino, ci sono dei posti molto belli. Lo stesso luogo dove io abito, io credo che sia un posto molto bello. Quindi cosa faccio in Italia? No, perché poi ci sono quelli che dicono che se non andate via dall'Italia siete degli sfigati, no? Vabbè, dai, non andiamo avanti su quest'onda, no? Effettivamente ci sono delle ragioni, ci sarebbero delle ragioni per preferire altre locazioni, eh? Ci sarebbero delle ragioni per preferire altre locazioni, soprattutto per l'amministrazione politica. Insomma, gli italiani sono vessati, devo dire la verità, gli italiani sono vessati. Forse è uno dei popoli più vessati. Eh sì. Guardate cosa è successo durante il lockdown. Cioè l'Italia era quella più messa di merda,
Hanno iniziato prima e hanno finito dopo, con le stronzate. Con le stronzate. Quindi. E poi vabbè, dai, non parliamo di tasse perché vabbè, ci sarebbe proprio da stendere un velo molto pietoso, no? Però la domanda è legittima: cosa ci faccio in Italia? Cosa faccio in Italia? Ti riferisci a che attività svolgo? Non entrerò nel dettaglio. E amico mio, amici miei, allora io sono. Ho la buona parte di un'azienda commerciale. Non dirò né chi né cosa, ho più della maggioranza, un bel po', un po' di più, diciamo, della maggioranza assoluta di una società commerciale di poco meno di 20 persone che stanno andando molto bene, no? E io. Che ogni tanto qualcuno mi fa le domande, ma tu come ti mantieni? Ma che cazzo te ne frega te? Allora, l'azienda va molto bene. Io dirò poche cose. Diciamo che io l'azienda la conosco abbastanza. Conosco bene perché prima di essere in buona parte mia, era di mio padre, però io ci ho anche lavorato dentro, no? Una ventina d'anni ci ho lavorato. Poi un po' di anni fa, nel 2013, per ragioni che non starò a dire, me ne sono andato. Poi è morto mio padre e quindi, insomma, io ho un socio. Ho tre soci in questo momento. Diciamo, quello, il vecchio socio di mio padre voleva vendere l'azienda. Anche mio padre voleva vendere l'azienda perché pensava che io, insomma, era un cretino. Quindi non lo so cosa pensava mio padre, comunque, non ha importanza. Diciamo, pensava che non mi interessasse. Comunque è venuto a meno mio padre, questo signore socio importante, voleva vendere l'azienda e io gli ho detto di no. E ho avuto ragione perché insomma io alla fine ho dato fiducia a delle persone che poi nel frattempo sono diventati soci anche loro e l'azienda adesso sta andando bene, molto bene. Pensate che da quando è morto mio papà, l'azienda fattura il doppio e vale il doppio. Quindi, insomma, io credo di aver avuto ragione, no? Credo di aver avuto ragione. Ad ogni modo, non è per sminuire mio padre o altri, non me ne frega un cazzo. Non me ne frega un cazzo. Cosa faccio? Io sono il titolare maggiore dell'azienda. Non sono obbligato ad andare tutti i giorni, anzi ci vado abbastanza raramente, mi interesso di quello che succede. I miei soci, diciamo, sono bravissimi, i soci ai quali io ho dato fiducia sono molto bravi e hanno stima da parte mia e appoggio. Tanto ci vado e ogni tanto e sono informato di quello che succede, delle cose importanti che succedono. Ecco cosa faccio in Italia. Poi sono un padre, ho dei figli che sono nati qua e quindi io credo di aver risposto in una maniera abbastanza esauriente a che cosa ci faccio in Italia. Sono un papà e poi ho un sacco di tempo libero. Oggi ho fatto una camminata di, non è stata tanto lunga, un'ora, ho fatto 5 km lungo l'Adda. E sto riscoprendo il valore di camminare in mezzo alla natura. Però
poi ho avuto delle altre cose da fare, eh. Questa è stata una cosa che mi ha impegnato un'ora e mezza tra andare lì, fare la passeggiata, tornare. Però sinceramente sono tutti cazzi miei. Cose da gestire. Sembra strano, ma anche io ho cose da gestire. E l'altro commento non mi ricordo. Ah, sì. Sì. Se mi travesto siccome somiglio a Iggy Pop, no, qualcuno mi ha detto che è un Nick, quindi il nome non me lo ricordo. Se mi faccio i capelli biondi in tono Passengers faccio milioni di visualizzazioni. Allora, a questo signore gli ho già risposto, ma amico mio, se vedi questo video non sentirti offeso, a parte che ti ho già risposto, io non voglio guadagnare visibilità in quella maniera. Non voglio guadagnare visibilità in quella maniera lì. Ormai l'ho capito, l'invisibilità in quella maniera lì, in quella maniera lì significa tirarsi dentro solamente dei rompicoglioni e io qua dentro non voglio rompicoglioni. I rompicoglioni c'hanno due chance. Due chance. Possono farmi un commento anche critico, dopo me lo devono. Mi possono anche rompere i coglioni, eh? Mi possono anche rompere i coglioni. Su quello che dico, su quello che dico. Io gli faccio una domanda. Se la domanda è sbagliata, se la risposta alla domanda è sbagliata, li tolgo. Li tolgo. Darò sempre una seconda chance. Se però mi scassi il cazzo due volte, immotivatamente, ti tolgo. Vedete quanto ci tengo io alla visibilità. Poi, io non sono mica qua a dire che dico la straverità. Se vi piace, rimanete. E tanti di voi mi danno molta soddisfazione, tantissimi. E se no, oh, cambiate canale, no? Guardate qualcos'altro. Adesso non voglio fare i paragoni con gli altri, non mi importa, no? Non mi importa. Se vi piacciono le mie riflessioni, ne possiamo anche parlare, ho già scambiato parole di persona con persone che ho conosciuto tramite questo canale. Ci siamo visti e ci siamo parlati. Non è questo lo scopo dei social, quello di socializzare, amici miei, non è questo lo scopo dei social. Qua dentro solo o anche in una maniera diversa. Non scassare i coglioni. Scassare i coglioni. Lasciamo stare, dai amici miei. Una buona serata, buone cose a tutti voi. È venuto un po' lunghetto il video, dai. Ogni tanto mi vengono più lunghi. Ciao a tutti. Buona serata e buonanotte. Adesso vediamo se ne faccio un altro, vediamo.